Ciao a tutti dal salutatore, una grandissima sorpresa, mi trovo qui con, pensate chi, signore e signori, Elena Anticoli De Curtis. Ciao Elena, per Buonasera a tutti. me è un grandissimo piacere averti qui, facciamo vedere il premio simpatia, chi meglio della nipote di Totò poteva vincere questo ambito premio, Beh, veramente lo darei a nonno, eh? non hanno Certo, premio, quindi nonno Totò, lo chiamare nonno Totò è grazie. bellissimo, eh. Beh, nonno, come dicevo, ripeto, è un onore in quanto lui si trova a suo agio in un ambiente del genere, perché come ho sempre diviso l'umanità tra uomini e caporali, diciamo, stasera stavano in mezzo a tanti È uomini. vero, e so benissimo che lui è una persona, è sempre stata una persona di grande umanità, sensibilità e aiutava tutti. È vero, tu che sei la nipote, chi meglio di No, beh, assolutamente, questa è sempre stata una grande nobiltà d'animo di mio nonno, che con tutto che ha raggiunto il successo non si è mai scordato, diciamo, di la sua Napoli, né delle persone che come lui soffrivano. te? Ecco, no, vogliamo mandare un saluto a tutti i fans di Totò che lo seguono sempre, che lui vuole sempre essere ricordato. Un abbraccio. Ciao, ciao a tutti da me e dalla grande Elena e ricordiamo anche il libro di tua madre, di Che è Liliana. uscito, che sta adesso da un mese nelle librerie, si chiama Totò mia madre. Diciamo che è un momento di famiglia, la grande storia d'amore tra mio padre, sì, mio nonno e mia È come un madre. papà, diciamolo anche, un nonno papà. Ecco, sento le emozioni, io ti voglio regalare a nome di tutti i fans di Totò, ma del salutatore, perché questa è la manina del salutatore, questa manina per salutare tutti i fans. Ciao! Ciao, ciao. Grazie.